Marchio è la notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo subito i titoli delle notizie più importanti del nostro telegiornale. Continua a salire la curva dei contagi nelle Marche, ancora la provincia più colpita, solo 19 a Pesaro Urbino. Due decessi con patologie pregresse dell'Ascolano, stabili a 26 ricoveri in terapia intensiva. Proteste anche a Pesaro, in Piazza del Popolo sono scesi baristi, ristoratori e imprenditori contro la chiusura forzata delle attività. E alle 18 saracinesche abbassate anche a Fano. Non riesco a capire, trovo che la cosa sia assurda, anche perché secondo me mi sta bene questa restrizione se non fosse solo la mia categoria essere colpita. Un anno senza pagare le tasse lo chiede Ristor Italia, l'associazione dei ristoratori che prevede un futuro nero per la categoria. Il 50% non ce la farà, dico. La seconda ondata era prevista, in questi mesi si doveva fare di più, parla al nostro telegiornale Massimo Agostini, membro della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva delle Marche. A San Lazzaro di Fano la polizia multa il titolare di un panificio di 400 euro. Alle 2 di notte aveva servito i clienti fuori dal locale. Multato anche un 15enne, beveva vodka in strada. Dopo il telegiornale, in diretta, su Fano TV c'è Primo Cittadino con il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Andiamo subito a Pesaro, dove dalle 18 di oggi pomeriggio sono scesi in piazza ristoratori, baristi, imprenditori vari per protestare contro la chiusura forzata dei locali. La sta seguendo per noi Angelica Panzieri. Ci stanno prendendo in giro, assolutamente. Sarebbe stata la seconda ondata e non l'hanno fatto. Noi questa sera vi verremo aperti. Perché se lo fanno all'estero, se lo fanno in Francia, se lo fanno in Spagna... Centinaia di ristoratori e baristi questa sera sono scesi in Piazza del Popolo per manifestare contro il nuovo decreto emesso dal Premier Conte che prevede un'ulteriore stretta sul mondo della ristorazione. Non siamo noi gli untori, così lo Stato ci uccide, hanno ripetuto ad alta voce nel corso dell'iniziativa. E la gente ha speso i soldi per mettere in sicurezza tutto, migliaia di euro, adesso chiudono, non è giusto, non vogliamo fare. Ecco, questa dunque la situazione a Pesaro. Tra poco torneremo a collegarci in diretta con la piazza e vedremo com'è la situazione. Intanto c'è un aggiornamento per quanto riguarda il coronavirus. Nell'ultima giornata, e qui parliamo degli ultimi dati che sono arrivati dal Servizio Sanità. E allora, nell'ultima giornata si sono verificati due decessi nelle Marche legati al coronavirus. Le vittime sono due uomini di Ascoli Piceno. Si tratta di un 67enne e di un anziano di 85 anni. Sono deceduti entrambi all'ospedale di Fermo e presentavano patologie pregresse. Intanto rimane alto il numero di contagi ed è salita anche la percentuale dei tamponi positivi. Dopo il picco registrato ieri con oltre 500 casi, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 238 su 1026 campioni analizzati, circa il 23,2%. La provincia di Ancona è la provincia più colpita con 150 positivi, seguono quella di Macerata con 25, Pesaro Urbino con 19, 18 casi sono ad Ascoli Piceno, 15 nel Fermano, oltre a 11 contagi provenienti da fuori regione. Sono in aumento anche i ricoveri, che ad oggi sono 253, 26 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva restano 26, invece salgono da 33 a 40 i degenti in semi-intensiva. E alle 18 tutto chiuso anche a Fano. Vediamo
il servizio di Letizia Marchionni. Sono le 18 e come da DPCM alle mie spalle Claudio, il titolare del Pino Bar, si sta prestando ad abbassare la saracinesca. È solo uno dei tanti bar che all'indomani del decreto si apprestano ad affrontare un periodo duro, già penalizzati dall'ordinanza firmata il 22 ottobre da Quaroli, che prevedeva che non si potesse più consumare cibi e bevande in giro per le strade e le piazze. Che cosa ne pensa di questo nuovo DPCM? Vi penalizza duramente come settore? Come settore credo che ci penalizzi moltissimo e in più secondo me ci ha catalogato come gli untori di questa pandemia, mentre invece non credo che ci si possa additare in questa maniera, anche perché tutti noi del settore ci siamo veramente adeguati a tutte quelle che sono state le direttive e le restrizioni emanate dal precedente DPCM. Per cui non riesco a capire. Il problema vero della diffusione di questa pandemia sono ben altri. In primis i trasporti, ai quali avrebbero dovuto provvedere il nostro caro governo. No? E invece in 6 mesi, dove noi siamo stati chiusi, abbiamo lavorato poco e ci abbiamo rimesso tutto, loro hanno preso i loro belli stipendi per fare non so cosa, a questo punto me lo sto chiedendo. Io alle 18 sono una gelateria, bar gelateria, per cui dalle 5 io potrei vendere il gelato e alle 6 mi fanno chiudere. E gli aperitivi, se vogliamo guardare il settore bar, si vanno a far friggere, il dopo cena peggio ancora. Ma penso che peggio di me stiano i ristoratori. Perché non hanno chiuso i trasporti? Perché non hanno aumentato il numero delle corse, il numero dei vagoni? Perché non hanno intensificato le terapie intensive? Perché non hanno fatto tutto questo? Tu chiudi me, non so cosa significa, però avrà un senso. Prima o poi la storia, i libri di storia ce lo diranno. Adesso faccio fatica a capirlo. Perché da noi le distanze, disinfettanti ovunque, disinfettiamo quando ti alzi, quando ti siedi, quando vai via, quando ti appoggi, cioè di più non so cosa possiamo fare, manteniamo le distanze. Io ho una capienza prima di 120 sedie, adesso ne ho 45 dentro, un terzo, per cui voglio dire, sì, sicuramente moriremo di fame tra un po', più che di morire di virus. Questa dunque è la situazione in un locale storico della città di Fano. Ma adesso andiamo a Pesaro, torniamo a Pesaro e ci colleghiamo con Angelica Panzieri, che ha seguito innanzitutto, buonasera Angelica, la manifestazione in Piazza del Popolo. Allora, com'è la situazione lì in questo momento? Sì, buonasera Marco. Questa sera centinaia di baristi e ristoratori, ma anche rappresentanti di altre categorie, c'erano anche gli istruttori delle palestre, hanno protestato in piazza contro il decreto emanato dal Premier Conte che prevede una nuova stretta sulla ristorazione. La manifestazione era organizzata dal ristoratore Umberto Carriera, che lo ha detto chiaramente: io non chiuderò, terrò aperte le serrande. Questa sera ha radunato nel suo locale 90 persone che in questo momento stanno cenando qui alla macelleria. Quindi praticamente sta sfidando la legge, nel senso che lui teoricamente dovrebbe essere chiuso e invece è aperto, quindi un atto anche, se vogliamo, grave. Esatto, sta sfidando la legge. Esatto, sta sfidando la legge, ha detto abbiamo mantenuto le distanze, siederanno al tavolo massimo 4 persone come consentito dal decreto e la cena in questo momento sta iniziando. Allora Angelica, io ti chiedo la cortesia di posizionarti lì, di fermarti lì con l'operatore Stefano Bargnesi e di rimanere non solo sì, durante il nostro telegiornale, ma anche dopo, perché dopo saremo in diretta con Primo Cittadino, avremo qua ospite il sindaco di Urbino, e chiedici la linea eventualmente nel momento in cui dovessero arrivare le forze dell'ordine per seguire un po' la vicenda, va bene?
Benissimo, grazie. Bene, grazie a te e intanto andiamo avanti con il telegiornale. Continuiamo a sentire le voci dei rappresentanti di categoria. Questa volta ascoltiamo Ristor Italia, sì, che chiede un anno di esentasse, praticamente un anno senza pagare le tasse. Tutto questo per recuperare i fatturati persi a causa della pandemia. Simona Zonghetti. Un altro mese di chiusura che va ad aggiungersi ai tre già subiti. Sono preoccupati i baristi e i ristoratori che devono affrontare ulteriori disagi. C'è chi deve ancora recuperare i fatturati persi e chi rischia il fallimento. Per questo l'associazione Ristor Italia sta decidendo in queste ore se organizzare forme di protesta che facciano capire le reali difficoltà dell'intera categoria. Le reazioni degli associati sono disperate perché il 50% dei locali probabilmente dovrà chiudere, visto che il loro lavoro si svolgeva prevalentemente alla sera. L'aumento dei contagi non è una giustificazione che appare sufficiente a chi ha cercato di garantire la massima sicurezza nei propri locali e che ora vede avvicinarsi un altro tracollo economico con forti ricadute sull'occupazione. Questo è stato un sistema praticamente per non farci avere né la cassa integrazione né un ristoro, perché praticamente ti chiudono a metà. Siamo in un certo qual modo fregati da questa situazione, perché la cassa integrazione ne potremo usufruire molto poco. Devi mandare in ferie i dipendenti, devi trovare, però comunque sono tutti esborsi che dobbiamo fare e che non siamo più in grado di pagare, visto che siamo al quarto mese. Nell'ultimo periodo, ci racconta invece il barista Michele Pennacchini, ha influito anche il terrorismo psicologico, che ha portato un calo di clientele e di conseguenza dell'incasso giornaliero per molti dimezzato. Cosa facciamo adesso? Cerchiamo di salvare il salvabile, diciamo così. Viene detto che nel bar e nel ristorante c'è il Covid, perciò la gente non entra più nei nostri locali. Si rischia il fallimento? E altra domanda, c'è qualcuno che invece rimarrà aperto? Si rischia il fallimento? Sì. I nostri incassi non ci permettono di tenere i dipendenti al lavoro, però d'altronde non ci permettono nemmeno di lasciarli a casa. Perciò per noi siamo, diciamo così, tra l'incudine e il martello. Non sappiamo più come fare. Siamo proprio veramente con l'acqua alla gola, veramente, con l'acqua alla gola. Visto che il governo non ci ritiene una categoria essenziale, prosegue Michele, spero che non lo saremo neanche quando lo Stato ci chiederà di pagare le tasse. Il 2021 per noi deve essere un anno bianco, dove il bar, ristorazione e tutti quelli che fate chiudere oggi non gli chiedete niente poi, perché non abbiamo, come ho detto prima, introiti per pagare. O paghiamo i dipendenti, o paghiamo gli affitti, o paghiamo le tasse. Ecco, adesso torniamo di nuovo a Pesaro, perché Angelica Panzieri ha intervistato poco fa Uberto Carriera, che è un noto ristoratore che appunto è colui che ha deciso di tenere aperto e di sfidare, come abbiamo detto poco fa, la legge. Sentiamo la sua dichiarazione. È aperto perché lunedì sera noi non abbiamo giorno di chiusura, quindi siamo aperti. Una manifestazione contro il decreto emanato dal Premier Conte, qual era l'obiettivo? Lei lo ha detto, rimarrà aperto. Io rimarrò aperto, se arriveranno domani tireremo sulla serranda, se mi arrestano ci sono i miei soci, i ragazzi sanno, noi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni, rispettiamo tutte le normative, tavoli da 4, distanziamento, ammucchina, mascherine. Questa sera ha riempito il locale, rispetterà le regole? Abbiamo 90 prenotati, la capienza è 95, se volete mangiare anche voi c'è un tavolino libero. Durante la manifestazione ha incontrato anche il prefetto, che cosa le ha detto? Si è raccontato un sacco di barzellette, ha detto che porterà le nostre richieste al Premier, che le valuteranno nel giro di pochi giorni. Ripeto, non ci crediamo assolutamente, noi andiamo avanti così, dovranno cambiare idea. Che cosa chiedete in sostanza? Chiediamo di lavorare, è un nostro diritto, la Costituzione ci dice che noi possiamo lavorare. Sono 8 mesi che lavoriamo con delle restrizioni, le abbiamo accettate. E continuamente i DPCM cambiano, noi continuiamo a lavorare e vogliamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a ieri, come faremo stasera e come faremo domani. Ecco, questa è la dichiarazione. Torniamo un attimo da Angelica Panzieri, che vedo ancora lì davanti al locale di questo ristoratore. Angelica, abbiamo sentito l'intervista che gli hai realizzato poco fa. Quindi lui tira dritto e praticamente, come se nulla fosse, insomma, continua a servire ai tavoli e dice: se mi arrestano ci sono i miei soci, sanno quello che devono fare.
Esatto, tira dritto, quindi domani riprenderà a lavorare regolarmente, rialzerà le serrande, farà venire a lavorare tutti i suoi dipendenti. Lo ha detto chiaramente, tirerà dritto per questa strada. Ecco Angelica, vedo che dietro di te c'è una persona con un telo, non so se è coinvolta, fa parte dell'entourage del ristorante. Ti chiedo però, ecco, di darci un attimo conto, di vedere, di leggere che cosa c'è scritto, se puoi avvicinarti un attimo. Sì, andiamo a vedere, sono persone che vogliono entrare, scusate, siamo in diretta su Fano TV. Salve, noi vogliamo regalare questo striscione al proprietario, sì, dicendogli che ci siamo mossi per lui, per sostenerlo, perché appunto in questa occasione per rimanere cittadini bisogna dire no, perché queste modalità ci portano a diventare degli schiavi, perché il lavoro libera, il lavoro ti rende cittadino, quindi se non hai lavoro sei uno schiavo di qualcuno che ti mantiene. Quindi siete cittadini che in questo momento vogliono sostenere l'iniziativa promossa da Umberto Carriera? Sì, sostenerlo assolutamente, perché il lavoro è il fondamento della nostra patria, quindi dobbiamo assolutamente sostenere questi lavoratori che sono stati discriminati rispetto ad altri, cioè non c'è logica in quello che viene fatto. Per cui ci si domanda il perché non ci sia logica nelle cose. Dopo 6 mesi siamo di nuovo al punto di partenza con le chiusure, il lockdown a macchia di leopardo, insomma. Non è giustificabile l'impreparazione, non è più giustificabile. Soprattutto se è costosa. Ok, grazie, grazie Angelica, torniamo tra poco. Grazie, torniamo tra poco. Ti chiedo però di mettere la mascherina, grazie Angelica. A te. Scusa, so che ti ho preso alla sprovvista, sì. Non era in programma questo collegamento, però ti chiedo di mettere la mascherina, grazie. Allora, intanto andiamo avanti, se da una parte i baristi e i ristoratori devono ridurre l'orario di lavoro, dall'altra c'è chi è costretto a chiudere i battenti come piscine e palestre. Le nostre sensazioni sono state quelle innanzitutto di impotenza, di ritrovarci davanti ad una situazione purtroppo, ahimè, già affrontata in passato, dove nonostante tutti i nostri sforzi, nonostante aver rispettato sempre le regole, nonostante dopo aver anche messo di più rispetto a quello che ci veniva chiesto, ci ritroviamo di fronte ad una ennesima chiusura. Il mini lockdown si abbatte anche sulle palestre, alle quali era stata data una settimana di prova. Ora si sentono penalizzati. È l'effetto della chiusura obbligatoria contenuta nell'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte. Il governo ha promesso ingenti contributi a fondo perduto, ma la nuova misura non trova d'accordo tanti imprenditori. Dall'inizio di questa emergenza abbiamo puntato a metterci appunto in regola con tutto, assolutamente tutto. Persone attenzionate in maniera quasi maniacale dall'ingresso fin tutto il loro percorso, e infatti mai si è registrato un focolaio in palestra, men che meno qui nella palestra Passalacqua. Si può dire che siamo produttori di salute. Abbiamo speso circa 800 euro al mese per garantire il rispetto delle norme anticontagio, ci racconta il titolare. Dalla sanificazione dei locali ai pannelli in plexiglass, dai gel igienizzanti fino ai rotoli di carta. Ora però dobbiamo cercare di tutelare le 15 persone che collaboravano con noi e che non possono usufruire della cassa integrazione. Si spera in un aiuto del governo, tra l'altro c'è ancora da percepire l'indennità di giugno. Quindi non so in che tempi e termini saranno percepite quelle successive. Le promesse sono tante, ma poi i fatti concreti, ahimè, sono purtroppo pochi. Rimarrete fermi in queste 3-4 settimane o comunque organizzerete qualcosa? Abbiamo già trascorso tutta la mattina a comunicare con i nostri tesserati, nessuno di loro perderà nulla, nessuno di loro perderà un giorno di benessere e di movimento, e noi punteremo a farci sentire presenti con loro, con i nostri canali social, le nostre iniziative, in maniera assolutamente puntuale e programmata per tutto questo periodo, tutte queste settimane. La seconda ondata era prevista, di questo ormai ne siamo tutti consapevoli. Ne è convinto ormai anche il dottor Massimo Agostini, membro della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva delle Marche, che oggi commenta il nuovo decreto ed elenca le carenze del sistema sanitario.
Si sapeva, la scienza aveva già da tempo ipotizzato il possibile arrivo di una pandemia, ma la crisi economica ha condizionato gli investimenti nella sanità, determinandone un progressivo depotenziamento. Per Massimo Agostini, membro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica delle Marche, il vero problema sta nella capacità di programmazione e organizzazione del sistema paese. Nessuno è stato con le mani in mano, ha precisato il dottore, ma questa seconda ondata già prevista ci coglie ancora impreparati, ad esempio per le risorse nel settore, le strutture e la carenza di personale. È stato fatto qualcosa, probabilmente però rispetto a quelle che erano le carenze sanitarie croniche per i disinvestimenti che ci sono stati nella sanità pubblica, probabilmente non sono ancora sufficienti a poter garantire un adeguato rapporto tra la domanda di assistenza e l'offerta sanitaria. In questi mesi, spiega Agostini, si potevano contattare i neolaureati, i medici specializzandi o altre persone da formare per poter garantire la funzione di tracciamento, cioè i contatti dei contagiati, e dar loro un'assistenza a domicilio per non lasciarli abbandonati. Questo vale per tutta la filiera da un punto di vista socioassistenziale, come per esempio i trasporti. È chiaro che se io riduco l'attività scolastica perché mancano i trasporti, forse si doveva programmare meglio, forse questa cosa era impossibile realizzare degli ulteriori mezzi in modo tale da garantire non un affollamento dei mezzi pubblici. È giusto, ha proseguito il dottore, tentare di limitare la diffusione del virus, perché se riusciamo a mantenere le curve epidemiche basse, le strutture sanitarie riescono a rispondere meglio alle esigenze. Altro problema, inoltre, sono gli effetti collaterali. Se io intaso le strutture sanitarie, creo delle difficoltà alla cura, alla diagnosi, alla prevenzione di tutte altre patologie. Il decreto quindi per Agostini è stato necessario, anche se alcuni provvedimenti, ha detto, non sono comprensibili, come quelli che riguardano la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Erano necessari più controlli. Si sta avvicinando il Natale, probabilmente questo provvedimento, così come è stato anche spiegato, serve ad attenuare le curve epidemiche, e quindi con responsabilità dobbiamo accettarlo in modo tale da poter passare quella che è la parte natalizia in maniera un po' più serena e tranquilla, tenendo ben presente che la paura e l'ansia sono per me dei fattori di rischio estremamente importanti che incidono sulla salute delle persone. Quindi bisogna sempre mantenere un atteggiamento più possibile di serenità, facendo comprendere ai cittadini, perché questo è l'elemento vincente, perché ci sono certi provvedimenti, a cosa servono e la loro utilità. Altrimenti si crea confusione. Già, si crea confusione, ma anche rabbia. E siamo andati a sentire questa mattina un po' in giro per la città di Fano che cosa ne pensano di queste nuove restrizioni. Si parlava di stringere la cinghia ed ecco che il colpo è arrivato, un nuovo DPCM che impone da oggi nuove restrizioni. Attività sospese per palestre, piscine, ristoranti con 4 persone al tavolo e che chiudono le saracinesche alle 18. Per le scuole stabilito il 75% di didattica a distanza, con oltre 3 milioni di studenti che rimangono a casa. Tornano inoltre le raccomandazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, limitare il più possibile gli spostamenti tra comuni, non spostarsi se non per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Un pugno sul tavolo da parte del governo, mirato a contenere i contagi in continuo rialzo e che in molti hanno definito semi-lockdown. E mentre sul decreto piovono critiche da parte di chi ne viene maggiormente penalizzato, vediamo che cosa ne pensano i fanesi di queste nuove restrizioni. Secondo lei ci siamo meritati questo semi-lockdown? Sì, perché c'è gente che non ha seguito quello che gli è stato chiesto di fare e quindi di conseguenza siamo arrivati a questo punto. Per fortuna non come a marzo, speriamo di non arrivarci. In parte sì, in parte forse le misure sono state un po' troppo strette per alcuni settori, sono un po' preoccupata per quello, però era necessario, vista la situazione delle terapie intensive, degli ospedali. Come fanno, sinceramente? Va in ferie il virus alle 6 non c'è più? Il virus circola sempre se c'è il virus. Lo dice a me che c'è un'attività, anche no. Non siamo d'accordo, assolutamente. Però io credo che tutto quello che è il benessere, che può essere una palestra, un centro estetico, una spa, comunque è in questo momento che uno ha bisogno, veramente, perché la gente va fuori di testa. C'è altri modi, secondo me. Poi ecco,
prendere di mira alcune attività, non so per quale motivo. C'erano troppi assembramenti, quello è vero, però dovevano cominciare a battere prima su questo fatto. Soprattutto quelli molto giovani. Cioè, ho visto delle scene io assurde. C'era una via stretta con un locale dove praticamente la via era chiusa da un centinaio di ragazzi, uno attaccato all'altro. E dopo porta a queste cose. Un po' è colpa nostra. Non dobbiamo smettere di dire che è colpa degli altri. O che è colpa di qualcuno che sta più in alto. In generale la colpa è la nostra. È data dai nostri comportamenti. Abbiamo esagerato quest'estate e adesso si paga un po' la conseguenza di quello che è stato. Ma che cosa abbiamo sbagliato per ritrovarci in queste condizioni, secondo lei? Niente, non credo proprio che non abbiamo sbagliato niente. È che dietro sicuramente c'è qualcosa che noi non conosciamo. Se lei considera per esempio il non uso dell'app Immuni, che è l'unico metodo di tracciamento serio, gli italiani se ne sono bellamente infischiati, non il sottoscritto. In Cina, per fare il parallelo, se tu non hai l'app installata, ti sorprendono non avendola, vai addirittura in galera. Tracciamento 100%. Infatti non hanno casi. Uno bronto a priori o per quello che sta facendo il governo. Voi cosa fareste? Allora, intanto proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine di Afano. In quest'ultimo fine settimana gli agenti del commissariato e quelli della polizia locale hanno controllato numerosi esercizi commerciali frequentatori. Nel quartiere San Lazzaro, il titolare di un forno in Via della Repubblica è stato sanzionato con una multa di 400 euro e la chiusura del negozio di 5 giorni, perché intorno alle 2 di notte aveva consentito ad alcuni frequentatori di consumare all'esterno del suo locale. Sempre nella notte tra sabato e domenica la polizia di Fano ha sanzionato con una multa di 400 euro un quindicenne che stava bevendo vodka in strada vicino alla Rocca Malatestiana. Allora, siamo in chiusura del nostro telegiornale. Prima di salutarci andiamo di nuovo a Pesaro. Vedo dal monitor di servizio la nostra Angelica Panzieri, la corrispondente, con il titolare del locale che ha deciso di sfidare appunto cosiddetta la legge, insomma. Angelica. Sì, Marco, c'è qui con noi Umberto Carriera, la cena è in corso, cosa ci può dire, come sta andando? Lei sta facendo una cosa contro la legge, se ne assume le responsabilità? Beh, la mia sarà anche contro la legge, ma quella che fanno alle nostre spalle è contro la Costituzione. Quindi mi hanno insegnato che la Costituzione è importante e gli articoli sono lì. Noi abbiamo il diritto di lavorare. Per noi questo è lunedì sera normale, dove il ristorante è pieno, solitamente lunedì non si lavora così tanto, quindi siamo contenti. Quindi lei di fatto stasera ha radunato 90 persone, lo ricordiamo, rispettando però tutte le regole, distanziando i tavoli. Tutti i protocolli, per noi è come se fosse un sabato sera, la capienza massima scritta all'ingresso, come no, da DPCM, bisogna scrivere la capienza massima del locale, è di 90 persone, ci sono dentro 88 persone, c'è la mucchina all'ingresso, viene misurata la temperatura all'ingresso, una cosa che noi facciamo col termoscanner da sempre, qui da quando abbiamo aperto, il servizio sta andando bene, per noi oggi è così, domani sarà così. Bene, grazie. 88 persone che non sono solo ristoratori, esperti del settore. No, sono commercianti in genere, ma anche dei clienti normali, che sono i nostri clienti abituali. Noi sono giorni che diciamo che oggi saremmo stati aperti, che domani saremo aperti, che hanno prenotato e sono qui a mangiare. Grazie Angelica, grazie di questa corrispondenza, grazie anche al tuo ospite. Rimani con noi perché dopo, tra poco, durante Primo Cittadino in diretta torneremo a seguire questa vicenda e questa lotta tra appunto questa protesta di questo ristoratore. Allora, noi prima di salutarci però facciamo gli auguri adesso, alleggeriamo un po' gli auguri a Paola Gherardi e Giuseppe Guiducci di Fano, che sabato scorso hanno festeggiato 54 anni di matrimonio. E poi auguri anche a Iri e Nello Paterniani di Fenile di Fano, che ieri hanno festeggiato 60 anni di matrimonio, quindi le nozze di diamante. Auguroni. E allora ci fermiamo qui, la pubblicità, poi missione salute in diretta, Maurizio Gambini, sindaco di Urbino. Allora tutti i residenti di Urbino rimanete con noi, questi sono i numeri di telefono per intervenire e fare domande al vostro sindaco. Grazie per averci seguito, l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa, arrivederci.